Stiamo parlando del primo film di una saga composta da altri 4 film, tutti diretti da David Yates, che fu il regista anche degli ultimi 4 film della saga di Harry Potter. L'idea del film è tratta dal libro barra manuale scritto dalla Rowling nel 2001 per beneficenza. Animali fantastici e dove trovarli è il titolo di un manuale sugli animali del mondo magico scritto da Newt Scamander e usato anche come libro di testo a Hogwarts. Per la prima volta quindi non si tratta della vera e propria messa in scena di un libro, ed è la Rowling in persona ad occuparsi della sceneggiatura, ambientando l'intera vicenda nella New York del 1926, esattamente 70 anni prima del periodo che abbiamo conosciuto con la precedente saga. Newt Scamander è un giovane magizoologo che arriva dall'Inghilterra a New York, con una valigia piena di animali magici, che sono quelli che lui sta studiando per scrivere il manuale, e l'intenzione di liberare uno di questi nel suo habitat naturale, lì in Arizona. Quando una delle sue creature magiche scappa dalla valigia, Newt, nel ritrovarli, inizia a fare la conoscenza di una serie di personaggi che l'accompagneranno fino alla fine della sua avventura. Nel frattempo a New York si respira un'aria carica di tensione. Qualcuno o qualcosa sta disturbando l'equilibrio che c'è tra i Nomag, ovvero i babbani, e la comunità dei maghi. Nonostante il ritmo del film all'inizio sia un po' lento, piano piano ingrana, alternando momenti di grande comicità a momenti più cupi e seri. L'atmosfera magica si percepisce comunque, ma è bello vedere che non è la stessa che si respirava a Hogwarts. Qui a New York, David Yates ci fa immergere in un clima più gotico e spinoso. La comunità magica americana sembra infatti essere ancora scossa dalle recenti persecuzioni e cacce alle streghe da parte di fanatici religiosi. Le questioni politiche sono più presenti, almeno nel primo film di questa saga, rispetto alla saga di Harry Potter, e questo è un aspetto che ho trovato molto interessante. Si parla di un prestito in banca negato, della necessità di tenere la comunità magica nascosta a quella dei Nomag, e si parla anche delle rigidità delle leggi americane a riguardo. A rovinare un po' il pacchetto, a parte i problemi di ritmo, dovuti forse all'inesperienza della Rowling alla sceneggiatura, sono le interpretazioni dei due protagonisti. Né Eddie Redmayne né Katherine Waterston erano convincenti nei loro ruoli e forse portano un po' lo spettatore a non essere incuriosito e a non voler approfondire la conoscenza dei loro personaggi. Probabilmente è anche perché viene automatico il paragone con Ron, Harry e Hermione. Molto convincenti invece Alison Sudol, che interpreta la deliziosa Queenie, e Dan Fogler, che riesce a rendere il suo personaggio un'ottima spalla, divertente e non eccessivamente macchiettistica.